Simone, ma perché li mandano in questi posti che poi devo stare a dieta? Cioè, non è possibile così. Allora, io sono qui nel padiglione gastronomico e sono qui con... Arnaud Levieux. Con... Ivo Bonin. E con... Ernest Bonin. Che mi stanno dando delle lezioni di enogastronomiche, gastronomiche valdostane, quindi per la precisione tutto questo ben di Dio che avete visto e vedrete. Ma che cosa abbiamo qui? Perché ovviamente ci sono tantissime cose, ma insegnatemi, spiegatemi un po', perché io sono qui, sono forestiera, io arrivo da Verona, vero? Quindi queste cose non le conosco. Cosa abbiamo? Allora, qui così abbiamo praticamente la rastrellata di tutte quelle che sono i prodotti tipici regionali. Insegniamo, insegniamo. Allora, si parte dal salame di patate, che viene fatto in due modi, uno è con la patata, con lardo e col sangue, mentre... quello più scuro? Quello più scuro, esattamente, mentre invece quello dietro che è un po' violaceo, quello lì viene fatto semplicemente con barbabietola, patata e lardo. Ma il colore scuro da cosa è dato? Proprio dal colore del sangue, una volta che stagiona, dà quel colore scuro, ma all'interno sono comunque molto ben rossi. Poi cosa abbiamo qui? Che poi ci assaggeremo, perché dobbiamo testare assolutamente la qualità dei prodotti, non lo sto inventando, però sono sicura che sono buonissimi. In effetti, guardi, questi qui sono tutti prodotti fatti assolutamente artigianali, sono carni scelte nazionali, scelte a mano, sono insaccati in budello naturale, sono di puro suino e lì abbiamo la pinzetta valdostana. La pinzetta valdostana. Poi qui abbiamo il salame. Il salamotto di suino, che è un salame di puro suino con dentro tutti gli ingredienti valdostani, ossia nella concia del vino che noi mettiamo dentro anche le erbe, l'aglio e poi mettiamo dentro all'impasto. Insomma, mica male. E qui cosa c'è? Qui invece abbiamo la sossossa, la classica sossossa valdostana, che non è nient'altro che un salame di suino bovino con dentro tutti gli aromi sempre nostri. Poi abbiamo la coppa al ginepro lì vicino. La coppa al ginepro, quindi anche le erbe aromatiche assolutamente. Che la fanno da regina, la fanno da padrone in questa rastrellata, come stavamo dicendo prima, di prodotti. Ma c'è un prodotto particolare che ci tenete a sottolineare qui in questa fiera di Sant'Orso alla 1012esima edizione? Ormai 1012 candeline non sono proprio poche, quindi c'è un prodotto vostro che avete presentato, che presentate in questi giorni? Sì, allora, al di là del lardo, che è il nostro cavallo di battaglia, il lardo di Arnaud, abbiamo fatto quest'anno, abbiamo presentato con Raspelli un prosciutto cotto al lardo di Arnaud, che viene chiamato l'arnacotto. Lo vediamo, ce l'avete? Sì. Dai, tutto quanto in diretta, ecco. Tutto in diretta. Vediamolo qui. Eccolo qua. E che cosa di particolare? Ha la particolarità che questo qui viene fatto come un prosciutto cotto normale, solo che poi all'interno gli viene messo dentro del lardo di Arnaud e poi viene anche bardato con delle liste di lardo di Arnaud prima della cottura. Viene poi messo in stampo, viene poi cotto per 14 ore, in maniera che tutto il lardo va a fondersi e va a prendere tutto quello che sono le sue caratteristiche, vanno a infilarsi in mezzo alla carne. Per cui una volta che poi questo prosciutto viene poi raffreddato, tutto quello che è il grasso fuso intorno va a finire nella parte sottostante. Per cui il prosciutto si rivela poi assolutamente magro, però aromatizzato, morbido e aromatizzato proprio con il lardo di Arnaud. Per cui è sicuramente una ricorda. Mi viene fame, ma qui adesso c'è da testare il prodotto qualità, scusatemi, no, perché bisogna assolutamente testare. La sossessa. Taglia. No, ma lei la assumiamo come testimonial. Testimonial, perfetto. Questa secondo me è un'altra cosa da assaggiare assolutamente in questa fiera di Sant'Orso. Ma che cos'è? Questo è un formaggio molto stagionato che abbiamo solo noi, viene stagionato nelle grotte di Valpelline. Sono tutte tome e fontine che passano dai 2 anni e mezzo in 3. Quindi nelle grotte, ho capito bene? Grotte naturali, sì. Ed è per questo che assumono questo colore, perché quello che mi stupisce di più è proprio il colore, la, si può dire, granulosità di questo formaggio. Sono qui con Alessandro della Fromagerie du Grand Combin, che ci fa vedere questo prodotto che più tipico non si può, perché davvero è particolare. Ma questa tecnica, ci parli un po' di questa tecnica, Alessandro, perché davvero per me è una cosa nuovissima ed è molto interessante anche per tutti quelli che ci stanno vedendo, non solo da Aosta dintorni, ma davvero da tutta Italia. Quindi parliamone un po'.
Sì, sono formaggi che vengono messi in stagionatura su assi di legno, di abete. Facciamolo vedere un vengono, po', vediamolo. E vengono, tra virgolette, dimenticati. Dimenticati? Sì, li lasciamo lì in stagionatura, uno, due, tre anni, e vengono così. Praticamente sono gli acari del formaggio che li mangiano in superficie, vengono scossi, battuti, puliti ogni tanto e rigirati. Quindi anche questi buchi all'interno? Questi buchi all'interno sono quelli del formaggio. Quelli del formaggio? Sì, 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 della fermentazione naturale che fanno nella stagionatura. E poi arriviamo a questo risultato che è quello che i nostri vecchi mangiavano nelle sere d'inverno tutti insieme con pane nero e patate bollite. Allora bisogna assaggiarlo, non si può non assaggiare. Beh, io direi che l'occasione è quella giusta. Allora ci prestiamo questo assaggio per dover di cronaca, dico sempre io. Allora l'assaggio, io vado, l'assaggio sul serio. Certo. È dovere di cronaca bisogna. Ormai ha perso tutta l'umidità, è rimasto per il gusto, sembra quasi, è molto friabile la pasta. Molto saporito, saporitissimo. Quindi si mangiava qualcosa, questo insomma è un piatto contadino, un piatto di una volta. Cosa si mangiava? Il classico cascrutto valdostano che si mangiano i formaggi molto stagionati, salumi tipici della Valle d'Aosta, abbinati al pane nero e le patate bollite, le patate rosse. E lo apprezziamo veramente in tutto il suo gusto, un gusto forte, un gusto saporito, davvero, che fa di questo formaggio uno dei formaggi più tipici probabilmente di questi luoghi. Cos'altro c'è? Che cos'altro abbiamo qui? Beh, abbiamo tutti i formaggi di capra stagionati, le tomettine che alla stessa maniera lasciamo stagionare circa un anno, rigirandole ad ogni tanto. Sempre nelle grotte. Tutto rigorosamente nelle grotte, sì. Poi niente, questi formaggi che credo che ultimamente si trovino sempre meno, perché avere la pazienza di stagionare un formaggio 3 anni è impegnativo. Adesso di questi forse una volta c'era più la predisposizione per fare questo tipo di lavori, adesso con le nuove tecniche, con mettici anche la crisi, mettici tutto, è un po' più difficile per questo. Sì, beh, una volta i contadini se li mettevano in cantina, i pezzi migliori se li gustavano con gli amici durante l'inverno, quindi era una cosa. E sarebbe il caso di gustarlo anche adesso. Davvero buoni, complimenti. Grazie. Certo che dopo la fontina, dopo questo gusto così intenso del formaggio, ci vorrebbe magari qualche dolcetto, qualcosa di dolce. Oh no, Cecilia, tu che cosa dici? Sì. Sono buoni i dolci? Sì. Ti piacciono? Sì, tantissimo. E quanto? Quanto ti piacciono? Fammi vedere. Mi piacciono i dolcetti. Ecco, fammi vedere. Allora, io non li conosco questi dolci, quindi devi essere paziente con me, mi devi insegnare che cosa abbiamo qui. Oh, questi sono i dolcetti. Sono... Eccoli qui. Una pasta. Sono una pasta, mi dicevi? Con il burro e con lo zucchero sopra. Ma sei bravissima! E ti piacciono tanto i torcetti? Sì, mi piacciono di più i baci. Dai, fammi vedere i baci. I baci sono di una pasta di manzo. Sì. Sì, dai, sono di una pasta, allora vediamo. Sono di una pasta di mandorla. Sono questi? Sì. Con le noci. Con le noci. Con le noci. Che sopra hanno il cioccolato. Ah, ecco perché ti piacciono, capito io. E questo strato sotto c'è anche il cioccolato. Ma poi chiediamo alla tua mamma se ce ne fa assaggiare uno. Sì. Sì, Sì, sono Vediamo se si può assaggiare un bacio, certo. Sì, bisogna. È un duro lavoro, qualcuno deve pur farlo, vero Cecilia? Sì. Dì, sì. Sì, brava, brava. È per Cecilia, è per la bambina, non è per me, ovviamente. Vieni Ceci. Vediamo questi baci. Anch'io devo assaggiare. bisogna assaggiare, bisogna assolutamente provare. Questo qual è? Assaggia sul altro. Due? Ok. Come sono? Buonissimi. Poi ci sono le bucacce. Ma te ti piacciono i baci? Sì. Siamo appena al paradiso dei golosi, praticamente il
mio regno, e qui con noi c'è Elena. Elena, qui mi hanno detto, intanto buongiorno. Buongiorno. E buona fiera. Grazie. Mi hanno detto che qui c'è un pane molto particolare. Sì, è il mekulin, che è il pane dolce di Cogne, questo dolcetto qua. È un pane che noi riproponiamo utilizzando l'antica ricetta, un dolce povero che viene prodotto proprio come si faceva una volta. E come si faceva? Raccontiamo. Veniva impastato appunto con il latte, la panna, un po' d'olio d'oliva e aromatizzato con un goccetto di liquore, dell'uvetta e della scorza di limone. Quindi un dolcetto povero da prima colazione, ma molto, molto gustoso e molto apprezzato. Direi proprio di sì, insomma. Poi stanno ritornando tutte queste vecchie ricette, le ricette della nonna. Assolutamente. Le cose di una volta che si stanno cominciando a essere veramente apprezzate in modo nuovo, giusto? Sì, c'è una riscoperta, diciamo, dei gusti della tradizione. E quindi anche noi cerchiamo di recuperare queste vecchie ricette, che sono sempre molto attuali. Allora riscopriamole queste ricette attuali, vediamo sempre per dovere di cronaca, assaggiare. Cosa sto assaggiando adesso? Quelli sono dei fondini preparati con la farina di mais, la farina della polenta, che è buonissima, molto, molto usata nella cucina tipica valdostana. Garantisco per i nostri internauti che questi dolcetti sono eccezionali. Grazie. Visto che siamo sulle vie del dolce, non possiamo dimenticare la cotognata, le mele cotogne, i mieli. Sono qui con Marisa Giovannoni da Verrei. Arrivate voi, mi avete un sacco di cose buone e soprattutto una cosa che vedo, è tutta una produzione biologica. Sì, 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 è un'azienda che opera dal 91 in regime di agricoltura biologica. Cosa significa questo? Significa che tutte le coltivazioni si lavora con un certo criterio che va dalla concimazione del terreno fino alla raccolta della frutta, della verdura, senza utilizzo di fertilizzanti, se chimici, senza utilizzo di antiparassitari. Quindi è un sistema di coltivazione molto più rispettoso dell'ambiente e che garantisce comunque una qualità del prodotto decisamente superiore rispetto al convenzionale, quello che abbiamo chiamato convenzionale. Adesso il biologico è qualcosa che sta andando veramente, in questi ultimi anni sta andando quasi di moda, ma c'è grande dedizione dietro a questa coltivazione, giusto? C'è una crescente attenzione al biologico ed è un lavoro di estrema attenzione, cura, pianificazione e controllo. Quindi davvero c'è da lavorare sodo. Ma guardiamo questi prodotti, perché io qua ho visto delle cose bellissime che sono delle pigne. Sì, noi dunque produciamo miele, confetture e dado vegetale, sostanzialmente le tre filiere sono queste. Riusciamo a produrre 6 tipi di miele tipici della montagna, miele di rododendro, miele di castagno, eccetera. In particolare produciamo anche del miele aggiungendo anche delle resine particolari, in questo caso è diabete rosso, ma può essere anche pino nero, pino cembro. Fantastico! Conferisce al miele un gusto un po' balsamico. Ah sì, perché, fa bene anche. E sì, diciamo che dà un effetto abbastanza immediato di liberare le vie respiratorie, perché agisce proprio a livello del cavo orale. Quindi questa stagione che ci sono i raffreddori, diciamo. E poi diciamo il vetro ha questo effetto di amplificazione dell'immagine. Per cui esitiamo sempre a mettere le etichette, anche se l'accostiamo al barattolo, perché è un peccato coprire questo effetto. Direi sì, assolutamente. E rimane così. Poi qua dietro vedo che ci sono questi, appunto, la cotognata, le cotogne. Ci spiega un po' come la fate? Sì, allora noi abbiamo fatto la scelta di mettere a coltura della frutta circa 200 piante da frutta, e sono quasi tutte varietà locali. Questo ci garantisce una maggiore resistenza al clima locale, quindi una resistenza anche alle malattie, e tra queste potrei citare tutti i piccoli frutti, ribes rosso, ribes nero, uva spina, eccetera, e dei frutti autunnali, le mele cotogne. Vediamole, sono qui, adesso ci avviciniamo alle mele cotogne, vediamo qui i prodotti fatti appunto con le mele cotogne. Qui si vedono le mele, sono le mele, quanto brutta vedersi, hanno questa peluria che le copre, non si possono mangiare crude, no.
tranne qualche coraggioso che prova maturazione piena, nel senso che sono veramente cattive, però hanno questo potere che con la cottura si trasformano completamente. Brutto, quelle caso allora di dire brutte ma buone. Assolutamente, io dico sempre che produciamo 15 tipi di confetture e noi stessi diciamo che le cotogne le supera in qualche modo, una piccola percentuale ma le supera. Allora io devo dire una cosa, questa è una cosa mia personale. Effettivamente io le mele cotogne le avevo assaggiate, però non le trovavo buone. Invece lei mi dice che se invece sono cotte si trasformano. Sì, il gusto è assolutamente inconfondibile. Le persone se lo ricordano perché in passato, prima che ci fosse l'invasione delle merende, classiche merendine che adesso invadono ovunque, la merenda dei bambini era o il pane burro, eccetera, ma era la cotognata, cioè una confettura solida sostanzialmente. No? Quindi per poter verificare che effettivamente non siano così cattive, bisogna assaggiare. Assolutamente. Queste sono in assaggio. Guarda caso. Facciamo anche il succo di mele cotogne, assolutamente imperdibile. Dolcissimo, buonissimo. Produciamo anche voi anche la rabarbaro, parecchie cose interessanti. E anche molto buone. E degli ortaggi invece segnaliamo, quindi siamo veramente gli unici a proporlo da sempre ormai, il dado vegetale, di cui si fa un largo uso in cucina e che non è da sottovalutare rispetto agli ingredienti. Esatto, quindi... perché cosa il dado vegetale rispetto agli altri dadi, che cosa assicura, allora, cosa garantisce? Sono verdure di stagione con alcune erbe aromatiche coltivate qui da noi, sempre in regime di agricoltura biologica, quindi sono ortaggi già più ricchi, più saporiti in origine. Qui vengono tritate finemente, conservate con sale e aromatizzate con delle piante aromatiche. Meraviglioso! E sembra incredibile che c'è una grande massa di vegetazione, di ortaggi, poi finisca, si riduca in quantità. E così poca quantità. Così poca quantità, però dopo rilascia il suo potere, così quando poi c'è quella cottura, eccetera. E credo che l'uso in cucina non è da trascurare. Eh no, per le donne che stanno sempre a cucinare, lo sanno benissimo il dado. Esattamente sì. Questo è un po' quello che facciamo, operiamo dal 91 e continuiamo a farlo, pratichiamo l'agricoltura sociale, in estate accogliamo dei ragazzi disabili che ci danno una grande mano. E la cultura della natura, la cultura del bio. Sì, e dell'accoglienza anche. E anche un po' di solidarietà. Che non fa mai male. Io spero che vado. Allora io qua ho imparato una cosa, ossia che Valdaosta fa rima con Fontina e Fontina fa rima con Valdaosta, ma no? Hai detto bene, anzi bisogna dire che la merenda sana è una merenda valdostana. E ci sta tutto, ci piace questo slogan. Cosa abbiamo qui? Qua abbiamo l'eccellenza della produzione casearia valdostana, che è la Fontina. Una Fontina, diciamo, una Fontina dal peggio, soprattutto perché la Fontina viene prodotta per 100 giorni e 100 notti in un alpeggio, diciamo che il nostro è a 2140 metri sopra Emaville, è l'alpeggio di La Pira, infatti vedete la foto dall'altra parte, ed è un prodotto che secondo questa finatura arriva ad una maturazione completa in cui si ha un gusto dolciastro con dei retrogusti a volte anche marroni. Ma io lo conosco bene, ma adesso parla di Roverone in un certo senso, perché devi sapere che io sono cresciuta a Fontina, mangiavo solo quello da piccola. A pane Fontina soprattutto. Sono striscioline di Fontina sempre, io ho fatto anni a crescere a Fontina, quindi si può assaggiare. Certo, però vedo che la linea... sentirà qualcosa. Ma quello più avanti sicuramente, vedrai. Allora io prendo qua, eh. Brava, assaggia. La Fontina Buna, la stuma, la Fontina Buna. Buonissima, complimenti. Prodotti veramente fatti anche una volta, ci sono, certo, le tecniche. Come si fanno questi formaggi? Ma allora, le tecniche sicuramente vengono tramandate di generazione in generazione. Il fatto è che comunque bisogna dare anche un tocco di innovazione. Questo non vuol dire che pur essendo giovani bisogna lasciare stare quello che i nostri nonni ci hanno insegnato. Infatti la qualità del prodotto viene sicuramente dato da pascoli che durante i secoli sono stati lavorati, sono stati sicuramente coltivati, spietrati e soprattutto vengono ancora oggi utilizzate per il nostro bestiame. Beh, complimenti anche per il cappellino, veramente
stupendo. Io ne assaggio un altro pezzettino. Sì, dai. Vai, vai, vai. Non mi faccio pregare. No? 4,20€. Ma qui mi hanno detto che c'è un prosciutto particolare, anzi un jambon de bosse. Giusto? Fatto bene? Sì. Fatto bene? Sì, Sì, nello jambon de bosse. Il prosciutto DOP più alto d'Europa, fatto tra i 1500 metri e i 2000 metri, nella valle del Gran San Bernardo. E questo cosa conferisce a questo prosciutto? Tutto, la defianza, completamente diverso. Il profumo e il carattere. È un prosciutto stagionato nel fieno. Un prosciutto fieno. Fatto, sì, nel fieno, in alta montagna, invece che fatto col caldo, col freddo, con il sale conciato con le erbe di montagna, il Sanzetotto, come no? Fantastico, ma questo, vedo anche il suo cappello molto particolare, questo costume molto particolare, ma è meraviglioso, perché? Queste sono le lanzette, la lanzetta è lo carnevale, è il costume di carnevale. Siamo a carnevale, ogni scherzo vale. Il carnevale di Bosse, il più famoso carnevale della Valle d'Aosta. È un costume che prende in giro le maschere di Napoleone ed è propiziatorio per far arrivare la primavera. Gli specchi servono per tirare il sole e il colore servono per non perdersi. E in più... Abbiamo anche il gorgoglione. Il gorgoglione. Che serve per non perderci in mezzo alla montagna. Io con questo chiudo sul gorgoglione chiudo. Bello, c'è bello. Ma che bel gorgonzola! No, Anna, non è un gorgonzola, questo è Bleu d'Oste. Come Gianni, non è gorgonzola? No, assomiglia a gorgonzola per la borinatura, però un Bleu d'Oste. È una lavorazione a toma, a pasta acida, tipo Castelmagno con la lavorazione di formaggio, dove noi iniettiamo del Roquefort nella produzione, poi li buchiamo da parte a parte per fargli entrare l'aria e l'ossigeno, e così si sviluppano le muffe. È una lavorazione... Quindi tutta un'altra cosa alla fine? Sì, è tutta un'altra cosa, è completamente diversa, infatti anche la consistenza è molto dura, non è cremosa. E con questo prodotto abbiamo vinto 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi dei formaggi in Italia, in Germania, in Russia e anche in Svizzera una medaglia d'argento, sempre nelle Olimpiadi dei formaggi. Insomma, c'è proprio un re dei formaggi questo. Sì, diciamo più di medagliato dei formaggi della Valle d'Aosta. Ma il sapore com'è? È come quello del gorgonzola o...? No, rimane meno gustoso e poi essendo un formaggio rimane una pasta più secca, non è cremoso ed è molto delicato. Bello, dobbiamo assaggiarlo. Obbligati, facciamo assaggiare. Obbligati, lo dice lui, vuol dire che sono obbligata, cioè vedi, non è che me lo invento, sono proprio obbligata. Adesso però devo sapere se ho detto bugie. Non ho detto bugie, eh? Ah, bene o male. Allora, le noci, i baci, quindi i dolci, ma l'olio di noce, Elisabetta, ma che cos'è? Allora, l'olio di noce viene spremuto a freddo e poi si utilizza su le insalate, su molto fresco, sulla carne cotta. Ma sta proprio di noce? Sì, è un gusto molto delicato e ha quel retrosto di... Questa è una cosa molto particolare, io so che per fare quest'olio voi avete costruito praticamente una casa apposta, un edificio apposta. Sì, c'è una struttura in cui viene fatto questo olio e si può vedere appunto la produzione. Che cosa consiste questa produzione? Spieghiamo un po', qua ci sono dei macchinari che abbiamo appena inquadrato, che adesso inquadreremo di nuovo, dei macchinari che ci fanno vedere come si sviluppa il processo, giusto? Sì. Le noci vengono messe in quel tarpo, schiacciate, dopodiché viene premuto questo pasto che esce. Come con le olive? Sì. Accidenti, ma allora bisogna assaggiarlo, bisogna. Non so perché. Vedete, io non insisto, però loro sì insistono e vorrei si offendessero, quindi mi tocca assaggiare anche questo. Che bella scoperta! Io sapevo di cui andare in vita. Ma
E siamo qui a brindare a questa 1012esima fiera di Sant'Orso con l'assessore alla cultura. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, tutti hanno un po' paura che questa fiera fosse dimezzata, anziché due giorni uno. No, diciamo che da due giorni stanno aumentando i giorni, quindi si è iniziato sabato con un anticipo molto suggestivo e già qualcuno ha aperto le cantine sabato sera, quindi sabato, domenica, lunedì e martedì. Con la fiera di Donnas, che 15 giorni fa ha anticipato un po' questa millenaria, crediamo che continui ad essere nella fiera di Sant'Orso la più grande manifestazione culturale dell'artigianato che esista in Valle d'Aosta, ma non solo, nel panorama degli eventi di questo genere. Quindi l'augurio veramente a tutti che possano fruire e godere al massimo di, non solo della parte di artigianato, ma anche della parte proprio di cultura che questa fiera offre, perché è una, per chi non l'ha mai vista, è veramente un'occasione unica per stare assieme, per ritrovarsi, per rivedere persone magari che si vedono una volta all'anno perché scendono dalle valli e vengono da Aosta, per stare assieme e per condividere questa tradizione che in chiave moderna è rivisitata e che quindi continua a vivere e che noi speriamo continui a vivere per altri mille anni. Esatto, quindi la fiera di Sant'Orso è la ricetta anticrisi anche. Sì, diciamo che nel settore, in certi settori, soprattutto nel settore della nostra, delle nostre tradizioni, abbiamo cercato di mantenere ciò che è la nostra peculiarità di comunità, di popolo. Sicuramente la crisi esiste, ma bisogna anche operare certe scelte, bisogna cercare di fare delle scelte che vadano nella direzione di mantenere certe cose che sono parte fondante della nostra identità. Allora un brindisi alla fiera di Sant'Orso, questa 1012esima edizione. E buona fiera a tutti. Sì. Gelatina di timo, gelatina di salvia, gelatina di rosmarino. Ma questa è un'idea tutta nuova. È un'idea tutta nuova, sì, che abbiamo in realtà ripreso da una vecchia ricetta dei, che abbiamo trovato in un vecchio monastero. Ah, sì, raccontiamoci un po' tutta questa, un po' misteriosa, un po' quasi una storia da romanzo. Cosa è successo? Abbiamo avuto in regalo questa gelatina fatta da dei monaci, ci è piaciuta un sacco, l'abbiamo un po' rivisitata e adesso diciamo che è il nostro cavallo di battaglia, la gelatina di timo. Quindi gelatina di timo, quindi, perché si pensa alla gelatina come qualcosa di dolce, invece qui stiamo parlando di piante aromatiche come il timo, la salvia, il rosmarino. Sì, solo che sono dolci, sono fatte con, su, con una base di succo di mela, zucchero e timo e si mangiano però col salato, col formaggio, con il lardo. Quindi si abbinano comunque con un primo piatto, cioè non solo come un dolce, una merenda, quello che può essere, ma proprio con delle portate, con dei piatti. Sì, sì, diciamo che l'abbinamento più speciale, più buono è proprio con il formaggio stagionato e con il lardo, con il nostro. Complimenti. Grazie. Adesso vuoi assaggiarla, no? Se insistono, io non posso dire di no. È maleducazione. È maleducazione. E questa è la gelatina di timo, quella la nostra specialità. Incredibile, sente tantissimo il timo. Sì, infatti come base c'è succo alla mela, però il timo vado a raccogliere proprio nel posto ideale, essendo lì dove cresce spontaneo e insomma si sente. Secondo me con i formaggi ci sta benissimo, dopo torno dove sono stata prima, ci porto la gelatina, ci penso io, faccio tutto quanto, ci penso io, ho già capito cosa devo fare. Anna, sì, COPUL sta per Consorzio Produttori Valdostani. Qui è un consorzio che usiamo per diciamo, far conoscere poi i nostri prodotti, per andare a fare le fiere nazionali e internazionali, però adesso in questo momento più che si occupa sono dei vini della Valle d'Aosta, degli altri materiali secondari. Il primo è i vini, che ha raggruppato i vini delle sei cooperative operanti in Valle d'Aosta. Che qual è il vostro cavallo di battaglia? Il vino per eccellenza? Ma diciamo che oggi di vino buono ne abbiamo molto e tutti i nostri viticoltori cercano ognuno di fare il meglio, diventa difficile dire che uno è più bravo dell'altro, però abbiamo raggiunto un bel livello anche a livello di premiazioni, così la Valle d'Aosta si sta presentando, diciamo. Sì,
l'imbarazzo della scelta, uno più buono dell'altro, bisogna andare naturalmente per abbinamento. Beh, chiaro, questa è la prima cosa da farsi, ecco, noi abbiamo dei vini bianchi e poi abbiamo dei vini rossi non molto carichi, non molto impegnativi, e poi abbiamo dei vini più impegnativi, che giustamente iniziamo con i nostri salumi, noi siamo anche ricchi di salumi in Valle d'Aosta, e poi andiamo avanti e teniamo molto la carne di asino, oppure i formaggi vini un po' più impegnativi. Qual è un vino che si produce in un modo particolare, che ha delle caratteristiche di produzione o comunque di coltivazioni diverse magari da tutte le altre? Beh, diciamo che noi abbiamo il Blanc de Mourgé, che è i vitigni più alti d'Europa, che sono dei vitigni ancora su franco, non sono, diciamo, stati innestati su porta innesto, e penso che sia uno dei pochi che ci sia ancora in Italia. Quanto più alto? La zona più alta è 1200 metri d'altitudine, dovrebbero essere i vini più alti d'Europa, i vitigni più alti d'Europa. Abbiamo un primato, signore. Sì, signore, e poi diciamo che quando è arrivata la filossera che ha distrutto i vigneti d'Europa, in quella zona non ha attaccato, si vede il clima, il freddo, il terreno, la filossera non le ha toccate. E allora bisogna altro che brindare qui. Grazie. Grazie. Grazie a voi, buona fiera. Grazie. Thank you.